Schiaffo alle baby gang del centro storico che hanno terrorizzato la popolazione aquilana soprattutto nell'ultimo periodo. I carabinieri del comando provinciale e la squadra mobile dell'Aquila hanno eseguito 13 misure cautelari disposte dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale dei Minori dell'Aquila su richiesta della Procura, 6 custodie in carcere e 7 collocamenti in comunità. Misure che arrivano dopo una complessa attività d'indagine che ha riguardato oltre 30 indagati, minorenni e neomaggiorenni, accusati di gravi reati come atti persecutori, violenze, estorsioni, detenzione e cessione di stupefacenti, anche in prossimità delle scuole. Risse che hanno coinvolto il centro, episodi che hanno destato clamore e preoccupazione nella cittadinanza, come ha ricordato il procuratore presso il Tribunale dei Minorenni, David Mancini, che ha ringraziato carabinieri e polizia per la grande sinergia. L'intervento repressivo è stato necessario, ma sarà importante anche la riabilitazione dei minori coinvolti, che sono accusati di aver promosso e condotto attività per creare forme di predominio su altri coetanei, controllo di porzioni di città, smercio di sostanze anche in prossimità di scuole, come si diceva, e risse con altri gruppi antagonisti. La nazionalità degli indagati è varia, come la loro estrazione sociale. Ragazzi italiani di paesi balcanici e nordafricani, alcuni ragazzi erano ospiti di comunità di accoglienza. In conferenza stampa il procuratore Mancini, il comandante provinciale dei carabinieri Mirante, il questore De Simone, il comandante di compagnia Massaro, il capo della mobile di Laura. Il colonnello Mirante ha sottolineato che si è riusciti a bloccare un fenomeno che aveva creato non pochi problemi. Il questore Enrico De Simone ha ricordato che loro avevano annunciato un'azione discreta di controllo del territorio. Non volevamo limitare la libertà dei giovani, ma avevamo sempre specificato che non avremmo fatto sconti qualora si fossero verificati fatti illeciti. Gli episodi a cui si fa riferimento sono accaduti nell'ultimo anno. Carabinieri e polizia dimostrano così la loro presenza sul territorio e hanno annunciato che proseguiranno controlli nelle scuole in centro. I servizi di prevenzione sono stati incrementati anche in virtù di tali episodi. Il sistema di videosorveglianza in centro, già presente, è stato molto utile, hanno detto gli investigatori. L'operato dei carabinieri e della Polizia di Stato dell'Aquila è stato eccezionale dal punto di vista della risposta in termini di ordine pubblico e sicurezza, che è la loro prerogativa, ma contemporaneamente hanno operato in sinergia con l'autorità giudiziaria e quindi i due piani dell'ordine pubblico, dell'accertamento delle responsabilità giudiziarie si sono sovrapposti e hanno funzionato in modo abbastanza coordinato, anzi molto coordinato. Quindi da questo punto di vista la città può essere abbastanza certa che le risposte non mancano, però la città stessa è coinvolta nel fornire le risposte utili quando si tratta appunto di recupero e di minori e di prevenzione di situazioni del genere.